TAR conferma lo scioglimento del Consiglio Comunale di Scicli per infiltrazione mafiosa. Respinto il ricorso di 13 consiglieri che dovranno pagare le spese processuali. I territori della fascia trasformata tornano alla mobilitazione dopo il no di Bruxelles alla modifica dell'accordo Euro-Marocco. Nuova protesta a Vittoria. Lo Stato pagherà i servizi di assistenza al volo all'aeroporto Pio La Torre di Comiso. L'aeroscalo è inserito tra quelli di interesse nazionale. La voce dei cittadini a Canale 74, le nostre telecamere in contrada Pietranere a Modica dopo le segnalazioni dei residenti per un disservizio. Trovati con l'informazione di Canale 74, lo avete sentito in apertura, il TAR ha confermato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Scicli per infiltrazioni mafiose. Respinto il ricorso presentato da un gruppo di consiglieri che dovranno pure pagare le spese processuali. Niente di fatto, tutto resta immobile. La prima sezione del TAR del Lazio ha infatti rigettato il ricorso dei 13 ex consiglieri comunali di Scicli che chiedevano la revoca della delibera del Consiglio dei Ministri che, come ben si sa, ha sciolto il Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015 non solo ha correttamente individuato la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento, ma pure con argomentazione logica e congruente evidenziato la sussistenza di una significativa rete di collegamenti e vicinanze dalla quale si è logicamente inferita l'esistenza del condizionamento. Scrivono i magistrati del TAR, risulta che in tempo successivo alle elezioni del 2012 sono stati adottati dei provvedimenti di proroga dei contratti con la ditta, uno dei quali ha pure comportato in assenza di gara l'ampliamento dell'oggetto dell'originario affidamento. Le proroghe inoltre sono state disposte ammesso di ordinanze sindacali di necessità ed urgenza sulle basi di circolari risalenti dalla Regione e in violazione degli atti di indirizzo sopravvenuti. Non ha dubbi quindi il TAR del Lazio nel rivelare a Scicli un contesto ambientale, politico, amministrativo dove sussistono dei collegamenti tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata e dei conseguenti condizionamenti che gli stessi palesemente manifestano. Così si legge nella sentenza. Cadono così tutte le eccezioni che i legali dei 13 ricorrenti Gaetano Armao e Bartolo Iacono avevano avanzato chiedendo l'annullamento del provvedimento di scioglimento. Anzi, i ricorrenti sono stati condannati a pagare 3.000 euro di spese processuali. Marco Causarano, uno dei promotori del ricorso, non esclude che si possa presentare un appello. Intanto a Scicli, elezioni rinviate, per quest'anno non si torna ai seggi. I commissari restano in carica almeno fino al 2017. E l'avvertenza agricola sta per raggiungere un altro momento di forte mobilitazione. Le rassicurazioni del sottosegretario Olivero nel corso della sua visita a Donna Lucata sembra non abbiano avuto alcuna presa sul mondo agricolo. A Vittoria intanto si prepara la nuova mobilitazione. La crisi agricola continua a farsi sentire in tutto il territorio siciliano. Gli agricoltori, i produttori e tutti i rappresentanti del comparto si sentono abbandonati da Bruxelles e continuano a protestare per difendere, oltre che i loro diritti, anche il loro lavoro. Ieri, nell'ex sala asta del mercato ortofrutticolo di Donna Lucata, c'è stato un incontro tra produttori ed agricoltori con la senatrice PD Venera Padua e il sottosegretario dell'agricoltura Oliviero. Quest'ultimo ha constatato le difficoltà di agricoltori e produttori e ha provato a rassicurarli dicendo che stanno lavorando sulle strategie per tutelare settori in crisi, tra cui quello dell'ortofrutta. Garantisce che il tema Marocco e il tema delle importazioni sono sul tavolo del governo per soluzioni possibili. Dopo il no di Hogan per l'attivazione della clausola di salvaguardia nella trattativa tra l'Europa e il Marocco, si è vanificato l'operato del ministro dell'agricoltura Maurizio Martina, che aveva garantito il massimo impegno per il riconoscimento di questa clausola. Questo sta generando una guerra tra i poveri, si rischia di far precipitare la situazione. La mancanza di dialogo sta acuendo i
lavori. I forconi sono pronti a riprendere la lotta da dove si erano fermati nel 2012. Sono disposti ad arrivare fino in fondo e non si fideranno facilmente dei tavoli di confronto, come è accaduto negli anni scorsi, perché in questi 4 anni molti hanno perso il lavoro e non solo, e non si può più continuare così. Si mobilitano anche altri movimenti come Riscatto, che sarà a Vittoria giovedì per salvare la terra e il diritto al cibo e alla salute. Inoltre, da Mariano Ferro è stata consegnata una lettera per il ministro Martina, in cui i forconi sottoscrivono che l'agricoltura sta morendo e che si necessita di una linea dura e decisa e non le solite discussioni sullo stato di crisi. Olivero ribadisce che hanno richiesto qualità e adesso si ha il dovere di difenderla e si stanno impegnando in questo. Inoltre, secondo il punto della Coldiretti, ci sarebbe l'ok del governo alla moratoria sui debiti delle aziende agricole, che potrebbe dare una boccata di ossigeno agli agricoltori e non far chiudere le aziende. La senatrice Padua esordisce dicendo che non è una campagna elettorale, ma se sono stati presenti a Donna Lucata è per ascoltare le stanze dei produttori e coltivatori, ma aggiunge che bisogna essere consapevoli, in quanto non si potranno risolvere i problemi nell'immediato. Il sindaco di Comiso, Roberto Bruno, continua a voler rimanere in prima linea, in quanto è ormai una questione personale, oltre che per il ruolo che ricopre. Difatti domani, insieme ad altri sindaci, incontrerà l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici per cercare di arginare lo stato della crisi. Nel pomeriggio, alla città delle Maia, i rappresentanti del movimento Riscatto hanno organizzato un'assemblea con gli agricoltori. Ricca di impegni sarà anche la giornata che ha programmato per giovedì. Infatti nella mattinata presenzierà all'ufficio di presidenza di ANCI Sicilia e nel pomeriggio ci sarà un vertice a Vittoria tra i sindaci della Sicilia, della Puglia e della Basilicata per un coordinamento e un piano comune tra le istituzioni per sostenere l'agricoltura e per programmare nuove mobilitazioni nei confronti dell'Unione Europea. E cambiamo argomento, torniamo ad occuparci dell'aeroporto di Comiso. Le spese dell'aeroporto saranno sostenute dallo Stato e non più dal Comune e dalla Regione, che tirano un respiro di sollievo dato che i fondi erano finiti. Sentiamo i particolari. L'aeroporto Pio La Torre di Comiso è stato finalmente inserito nell'elenco degli aeroscali di interesse nazionale. Comune e Regione tirano un bel respiro di sollievo, dato che il costo di 210.000 euro per il funzionamento dei servizi della torre di controllo passano nelle mani e quindi nelle tasche dello Stato. Il tutto è la positiva conseguenza dell'abbinamento con l'aeroporto di Catania. Rosario Di Bennardo, presidente della SOACO, spiega che per la società di gestione dell'aeroporto manca solo l'approvazione del piano complessivo per gli aeroporti italiani, che dovrà essere varato dal Ministero dell'Economia, ma è solo un passaggio formale. Fino ad oggi coprire le spese per la gestione è stato molto arduo e complesso. I servizi di torre, cioè i costi della torre di controllo, inclusi gli stipendi dei controllori di volo, venivano pagati dalla SOACO, che a sua volta riceveva i soldi dal Comune. Quest'ultimo aveva negoziato una convenzione con la Regione, che dal primo giorno di vita dello scalo ha versato complessivamente nelle sue casse 5.400.000 euro. Questi soldi, chiarito il sindaco Filippo Spataro, bastavano però solo fino a gennaio. L'accordo sul quale adesso è arrivato il via libera sarà invece retroattivo. L'ENAV coprirà i costi a partire da Capodanno. A questo punto bisognerà capire cosa fare con i 210.000 euro di gennaio, già anticipati da Palazzo d'Orleans. Somma che ora dovrebbe essere restituita alla Regione, come spiega il sindaco, ma potrebbero essere utilizzati per aprire nuove rotte. Io preferirei questa opzione, sancisce Spataro, ma è presto per parlarne. E intanto continua ad impazzare il toto nomine in vista del rinnovo dei vertici della SOACO. È di queste ore la notizia che uno dei papabili, l'imprenditore Rosario Alescio, ha fatto un passo indietro, annunciando di non potersi dedicare ad un'eventuale nuova carica a causa dei propri impegni di lavoro. Resta quindi Lizza, l'ex segretario provinciale del PD, Salvo Zago, e tra i nomi circola con insistenza anche quello del presidente di PMI Sicilia, Roberto Biscotto. Le consultazioni sono ancora in corso e si attende la convocazione dell'assemblea, che dovrà procedere al rinnovo delle cariche. E restiamo a Comiso, dove di queste ore la polemica tra il sindaco di Comiso Filippo Spataro e il consigliere del PDL Giorgio Assenza, dopo che durante il consiglio comunale tenutosi ieri sera l'amministrazione non ha risposto alle 19 interrogazioni rivolte sulle più svariate materie, alcune delle quali risalgono persino a settembre 2015. Assenza punta il dito contro una maggioranza che amministra una città e che per il consigliere non risponde alle richieste dell'opposizione.
opposizione che non dimostra alcun rispetto non solo per i consiglieri di opposizione ma nei confronti dell'intera cittadinanza. Ma il sindaco Filippo Spataro non ci sta e riprende in una nota stampa quanto già affermato in consiglio comunale. Il primo cittadino si chiede come mai i gruppi di opposizione provano ad alzare un polverone su fatti inconsistenti e a volte inesistenti. Infine il sindaco afferma che le denunce non si minacciano, si fanno e basta, e invita l'opposizione a cimentarsi in futuro in cose concrete, evitando di infangare gratuitamente il buon nome di persone stimate. E proseguiamo nella nostra seconda parte del telegiornale con la pagina politica, ma ci spostiamo a Vittoria, dove è sempre più teso il clima in vista delle prossime amministrative, anche se il clima pasquale ha imposto una tregua. Intanto si discute sulle novità della legge elettorale in esame all'Assemblea regionale. Il servizio. Continuano le diatribe per le elezioni amministrative del Comune di Vittoria. I candidati a sindaco saranno 9, ma occorre fare conti con un'importante novità elettorale, in quanto all'Assemblea regionale si sta decidendo sull'introduzione dell'effetto trascinamento. Questo prevede che l'elettore, votando una lista per il Consiglio Comunale, attribuirà in automatico il voto al candidato sindaco collegato alla lista scelta. È una riforma appoggiata dal PD e anche da Giovanni Moscato, che a suo sostegno avrà 5 liste. A questa novità si oppone invece il Movimento 5 Stelle e il suo candidato sindaco in pectore Carmelo Giordanella, che per regolamento interno presenteranno solo una lista. Disappunto comunque motivato dal fatto che non si può modificare la legge in corso d'opera. Il disegno di legge su questa modifica elettorale dovrà passare all'esame dell'Aula e giovedì dovrebbe essere approvato. Inoltre, la riforma prevede l'abbassamento del quorum necessario da parte del Consiglio per sfiduciare il sindaco. Intanto continuano i comizi e gli appuntamenti elettorali. Domenica sera la candidata sindaco del Partito Democratico, Lisa Pisani, è stata accolta da una piazza Cavour colma di gente. Erano presenti anche gli amministratori del comune Parino, diverse autorità locali, i dirigenti del Partito Democratico, ma anche l'amministrazione comunale in carica, con il sindaco Giuseppe Nicosia e il vice sindaco Gaetano Bonetta. All'incontro ha presenziato anche il consulente per le politiche di Scoglitti, Marco Dezio. Quest'ultimo, proprio a Scoglitti, ha ufficializzato la sua candidatura per il Consiglio Comunale di Vittoria e ha aperto il comizio della Pisani, presentando nel programma elettorale. Le idee dell'aspirante sindaco così arrivano anche nella località marittima. Viene promosso lo sviluppo economico della città, volto al progresso del settore turistico alberghiero, alla viabilità, alla tutela dell'ambiente, per una Scoglitti attiva tutto l'anno per turisti e residenti. Un'operazione questa definita di marketing strategico, necessario per il salto di qualità del sito e per esaltarne la bellezza. Viene promossa anche l'istituzione di una sede dell'assessorato al turismo di Vittoria nella frazione marittima. Inoltre, il dirigente del PD Ibleo, Fabio Nicosia, ha fatto appello ai cittadini, asserendo che nelle prossime settimane tutti chiederanno i voti, ma loro devono pretendere la verità, perché sul palco non si sale per promettere ma per dare. Ha concluso l'incontro l'attuale primo cittadino, che ha appoggiato la Pisani in questo operato, che non prevede polemica ma nuovi obiettivi. Tuttavia è prevista per adesso una settimana di tregua, con una sosta della dialettica politica per le festività pasquali. Si tornerà a correre il 29 marzo per presentare così liste e programmi in attesa delle decisioni della Commissione Affari Istituzionali dell'ARS sulla sorte della riforma della legge elettorale. E a proposito di amministrativa Vittoria, vi ricordiamo che domani comincia la serie di speciali che la nostra emittente dedicherà alle elezioni nel comune Parino con i candidati alla carica di sindaco. Il primo appuntamento è, come detto, per domani alle 21:10. A condurre la trasmissione sarà Gianni Licitra. E voltiamo pagina, parliamo di problematiche cittadine a Modica. Questa volta diamo voce alle segnalazioni che sono pervenute in redazione da un gruppo di residenti in contrada a Pietrenere. A Modica, strade di periferia di serie A e serie B. Se solo qualche giorno fa alcune strade extraurbane venivano asfaltate, oggi in redazione arriva la segnalazione dei residenti di contrada Pietre Nere, non altrettanto fortunati. A causa di non precisati lavori, infatti, denunciano i cittadini, per ben 2 giorni una buca della stessa larghezza della carreggiata ha fatto bella mostra di sé per la strada. Nessun cartello che segnalasse il pericolo o che l'area venisse transennata, nessuna informazione, nulla insomma. Solo oggi si è intervenuti per ricoprire la buca con una striscia d'asfalto con la tecnica del rattoppo, che i modicani ben conoscono, così come il problema della mancata organizzazione quando si tratta di lavori che interessano le strade cittadine. Mancata organizzazione per la quale sono sempre i cittadini a farne le spese. 2 giorni qua è stata la strada, sbancato tutto qua, ha fatto
senza tabella e senza niente. Di sera uno che passa, o di mattina quando è che è, o di giorno, che non vede che non ci sono tabelle e cose, e si rompe una cosa, qualche gamba, qualche cosa, cosa fa? A chi è che deve reclamare? La strada bucata, tutta fatta, senza mettere tabelle e non niente, ci sono lavori in corso, cose, non male se mettono quelle. E saranno processati il 9 giugno prossimo i tre presunti ladri scoperti grazie ai cosiddetti fidanzatini detective. Il 21 novembre scorso a fare scattare le indagini era stata una giovane coppia di Comiso, insospettita dalle costante presenze in zona di un'auto e di tre persone sconosciute. I giovani avevano annotato i particolari, compresa la targa e il modello della vettura. Si erano rivolti poi alla polizia con una segnalazione al 113. Le indagini hanno quindi permesso di sgominare la banda di ladri di appartamenti, culminate con l'arresto di tre persone. E la polizia di Vittoria ha dichiarato la sospensione provvisoria della misura della detenzione domiciliare, disponendo l'accompagnamento in carcere di un tunisino di 29 anni. Quest'ultimo stava scontando la pena presso la casa dei suoceri che lo avevano accolto nonostante la relazione sentimentale con la propria figlia fosse finita. Il giovane però avrebbe continuato a far oggetto di soprusi e vessazioni l'ex compagna, che dopo l'ennesima lite ha deciso di rivolgersi ai poliziotti e denunciare l'uomo per i reati di violenza, minacce e lesioni personali. E tornano a far sentire la propria voce i manutentori precari dell'ASP 7 di Ragusa. Dopo gli appelli inascoltati dei mesi scorsi, adesso le maestranze chiedono un intervento diretto del governo regionale per porre fine al loro stato di precarietà. Ancora nessuna risposta da parte dei vertici aziendali per la cinquantina di manutentori precari dell'ASP 7. Dopo circa 5 anni di precarietà, ora i lavoratori richiedono un intervento a livello regionale, appellandosi all'assessore alla salute Baldissarre Gucciardi. Negli anni hanno assistito a una diminuzione del loro lavoro, nonostante l'inserimento nelle graduatorie dell'azienda sanitaria provinciale e all'incremento degli appalti per la manutenzione ordinaria e di pronto intervento di tipo edile degli stabili dell'ASP 7. Opere pubbliche realizzate da imprese che hanno ottenuto l'appalto con forti ribassi, lasciando ammuffire nei capannoni i mezzi comprati precedentemente precari per svolgere questo tipo di lavoro. Un danno non solo per i manutentori dell'ASP e per le loro famiglie, ma anche per la collettività. Di fatto, l'azienda affronta delle spese per gli appalti e i lavoratori sono costretti a chiedere aiuto ai servizi sociali dei vari comuni della provincia. Già un mese fa i precari avevano chiesto, senza alcun risultato, l'intervento del prefetto di Ragusa per l'apertura di un tavolo tecnico che coinvolgesse i vertici aziendali e i sindaci di Ragusa, Vittoria, Chiaramonte Gulfi, Comiso e il commissario straordinario di Scicli. Inoltre, i lavoratori hanno scritto al massimo rappresentante del governo chiedendo di aprire un canale con l'assessorato alla salute della regione Sicilia, in quanto ritengono che i vertici dell'azienda sanitaria di Ragusa stia ledendo i loro diritti, primo tra tutti quello al lavoro. E ieri ricorreva la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della mafia. Quest'anno la ricorrenza è stata celebrata anche a livello regionale a Messina. Le associazioni organizzatrici Libere e Avviso Pubblico sono riuscite a raccogliere 30.000 persone tra familiari delle vittime, studenti, rappresentanti delle istituzioni. Sul palco sono stati letti i nomi di chi a causa della mafia ha perso la vita. Tante le iniziative anche in provincia di Ragusa che hanno coinvolto istituzioni e scuole. A Pozzallo gli studenti dell'Istituto Rogasi hanno piantato alla villa comunale un albero di carrubo dedicato a padre Puglisi e poi si sono esibiti in un flash mob in corso Vittorio Veneto sulle note della canzone Contro la mafia, chi gliel'ha fatto fare, indossando magliette bianche con slogan contro la criminalità. Ad esibirsi anche Gaetano Calì, il giovane pozzallese che ha partecipato alla scorsa edizione di Tu sì che vales. Anche a Ragusa numerosi giovani hanno preso parte alla manifestazione e dopo aver sfilato in corteo per le principali vie della città hanno raggiunto Piazza San Giovanni, luogo in cui si è svolto il momento conclusivo dell'iniziativa, a cui hanno partecipato il sindaco Federico Piccitto e il prefetto Maria Carmela Librizzi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che potete rivedere il nostro TG e i nostri servizi su www.canale74.com. Arrivederci.